Rabo era un uomo di grande valore, sia professionale, dove appunto univa una grande capacità di genio, di invenzione, con il rigore del prodotto. Thierry aveva una mente raffinatissima e una profonda umanità, e questo mi mancherà molto. Monsieur Rabotin diceva sempre che le donne della sua famiglia erano donne con un'eleganza, seppur con pochi mezzi, un'eleganza innata. Io ho imparato tantissimo, non posso che dirgli grazie. Per me sarà una mancanza enorme. Quando c'era mi dava sempre ottimi consigli. Di lui posso dire che secondo me è stato un precursore, un innovatore e un creatore di stile. Lui ci ha sempre considerati molto di più, ci ha sempre fatto sentire importanti, anche chiedendoci un consiglio. Ciao Rabo, ricordati di noi, quelli che per tanti anni hanno comunque collaborato con te, quelli a cui hai insegnato tante cose. Thierry di fatto era una persona, dal mio punto di vista, eccezionale, perché era estremamente umile nonostante il ruolo che ricopriva ed era sempre disponibile per insegnare qualcosa a qualcuno. Ce ne sono tanti ricordi di Thierry, perché era una persona molto solare. Thierry, ti ringraziamo tanto per tutto quello che ci hai insegnato, lavorativamente e umanamente. Volevamo ringraziare Thierry, che grazie al suo lavoro, alla sua arte, continuerà ad essere qua sempre con noi. Grazie Thierry. Grazie Thierry. La figura di Thierry Rabotin è una figura molto carismatica. Al di là della sua competenza c'era un fattore umano molto bello. A lui piaceva vivere la città, lo si poteva incontrare per strada, in un bar. Me lo voglio ricordare così, come una persona solare che ci ha permesso di crescere e formare anche i nostri giovani. Ciao Thierry! Ciao Thierry! I love you! Grazie Thierry! Ciao Thierry! Ciao Rabo!